ed era una vettura del 1972 e in 6 cilindri questa è la vettura disegnata da Pininfarina. Bravo, siamo a 21, controllare il cronometro che è qui, accelerare un po', 32,73, il cambio della luce, questa è a 1006 Alfa Romeo 4 cilindri Giulietta Spider, la prossima dal muso inconfondibile è una Mercedes, no, non è un 190 ma dovrebbe essere un 230, un 220 o un 250, è una I o una SI. Parlo François, è te fa? È una 2003. SI, pian piano ci prendiamo. La prossima è una Lancia Monte Carlo, seconda serie. Ripeto che si distingue dalla prima serie quelle due finestrelle triangolari con il vetro posteriore. Quella è la seconda serie, anni 80, 81, 82, è un 2000 di cilindrata, 4 cilindri, siamo a 30, la signora Padovana ha superato di qualche secondo comunemente Pagoda, è una Mercedes degli anni 60, è un 6 cilindri, la signora deve scendere, non vuole scendere la signora, che pensa lui? Palo, peccato. Mercedes SL, dovrebbe essere un SL 230, è un 230, direi condizioni superlative, i 6 cilindri funzionano bene. Questa è la Maserati GT, è una 8 cilindri, prima serie 3002, ottimo, la signora non ha deluso gli spettatori, siamo a 21, con calma, andiamo avanti però, a controllare là, aia. Questa è chiamata GT con fanali a boomerang, fanali posteriori ovviamente. No. 3002 GT. La vettura è una 8 cilindri, questa è una Ferrari. È una 308. Ce l'abbiamo fatta. 23 secondi. La vettura è una 8 cilindri, 3000 di cilindrata. La vettura è del 1981, quindi direi targa originale. Quella con la provincia color arancione.
segue una Alfa Romeo. Questa è un'Alfetta 2000 del 1980, è 4 cilindri. diesel. Abbiamo le portiere alzate, quindi Lamborghini. Dai fanali sembra la Countach. La vettura è una 12 cilindri 5000 di cilindrata, annata 1984. Se guardate la targa non vi potete stare d'accordo, e purtroppo non è originale, forse è una vettura di importazione. Troppo caldo, signora, vede, è semplice fare il gol dopo che è stato fatto. Però siamo a 33, la Lamborghini è lenta. Interni rossi Cartier. Prossima Mercedes SL, alla guida Pedersoli Alberto di Rovereto, Mercedes SL 3000 del 92, è una 6 cilindri. Non ha preso la Madame. Inconfondibile GTI. Alla guida Meschiari Fabrizio di Cavezzo, Alfa Romeo GTI. Questo è il modello scalino. Notate il cofano che sembra un po' alzato. 27, 28, 29, 30, 31, buono, 31 e 60, modello scalino, è una vettura del 1970, segue un altro GT, 1003 Junior del 1975, GT Junior, la prossima, la numero, dovrebbe essere la numero 95, per la cronaca, a bordo, il presidente del club auto storiche di Parma. Però la signora oggi salta il pasto. 28, 30, accelerare. Giulietta Spider, targa originale. 1003, la prossima è una Fiat Barchetta, cilindrata 1008, 4 cilindri. Un colore che a me è sempre piaciuto, giallo. Gol sbagliato, praticamente 5 punti di penalità, abbiamo 29, accelerare, bene,
3375. Questa è la Fiat Barchetta prima serie, che la potete distinguere perché manca il terzo stop. E per finire, questa è la Spider 1100, se ricordo bene. Vettura anche questa molto rara. Motore molto silenzioso. Penso che con questa vettura abbiamo concluso la gara di precisione Fermi. Noi ringraziamo gli spettatori appassionati di questa manifestazione di motori. Diamo appuntamento per il prossimo anno, speriamo con un tempo buono come questo, e che tutto vi sia stato di vostro gradimento. Il sottoscritto ringrazia e pure l'organizzazione dà il buon appetito a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie e arrivederci alla prossima.